troveremo di tutto, dove la macchina tentacolare era capace di tenere tutto sotto controllo. La violenza, questa espressione tentacolare, che a me viene torna alla mente un'altra cosa con tentacolare. Lei la sta usando spesso, però è un'espressione che cosa viene? Beh, certo, lei prima ha detto addirittura un tentacolo che non è politico, non è solo politico. E certo, il tentacolo è quello là di avere dei partiti costituiti, di avere dei gruppi costituiti. Allora, quell'altra sensazione di tentacolo, che cosa vuole intendere? A Teverola purtroppo non ci sono, non conosciamo che ci sono dei partiti politici, diciamo grosso modo c'è un gruppo giovani che si è costituito nel PD, però nessuno di questi è stato messo in lista, quindi non c'è niente, una lista civica da 15 anni, una lista civica dove piglia candidati dall'opposizione e li porta in maggioranza, quindi la grossa parte dei candidati che sono in quella lista sono candidati che si dicono, si esprimono come centrodestra, ma che stanno tutti in questa lista che in prefettura si dà un'indicazione di centrosinistra. Non ci sono partiti, quindi noi non sappiamo con chi confrontarci. In questo modo parliamo che sono dei gruppi che sicuramente non sono pubblici. Non è diventata una cosa politica, in questo senso io mi esprimo. E il nostro appello è questo, il nostro appello che noi faremo anche pubblicamente quando sicuramente ci sarà un comizio, e poi diremo il fatto del comizio pubblico, noi diremo che c'è bisogno di rinnovare anche la squadra amministrativa, se c'è la possibilità di avere anche assessori esterni per avere possibilità di avere di creare delle personalità che possano portare finalmente il comune, la città a competere con i comuni intorno, avere la possibilità di fare grossi progetti, perché al momento noi nel nostro programma andiamo a ripigliare la viabilità del paese, quindi infrastrutture, servizi, sviluppo sociale, quello che è mancato in questo è molto verde, insomma queste sono le cose che noi volevamo dire e diremo ai cittadini con il nostro programma stampato sulle brochure. Ma noi ci attende una sfida grossa di portare la città a competere con la provincia anche in Europa, ad avere la possibilità di avere dei fondi europei, quindi c'è bisogno di personalità più forti, e noi attiveremo anche un processo, se esistono dei partiti attivi, di confrontarci, quello che è mancato nei 15 anni, di confrontarci anche con i partiti dell'opposizione, perché sui grossi temi della città, dello sviluppo della città, noi crediamo che il contributo lo possono dare anche i partiti di opposizione non rappresentati in Consiglio Comunale. Questa è stata sempre un'idea nostra di amministrare, e cercheremo di mettere in pratica qualora troveremo dei partiti costituiti a Teverone. Troveremo dei partiti costituiti a Teverone, perché abbiamo detto non ci sono partiti costituiti a Teverone, c'è il PDL e un PD non rappresentato in lista, perché nessun giovane di questo nuovo PD è rappresentato in questa lista. Quindi potremmo aspettarci quindi non solo una sua lista, ma anche una sorta di opposizione di collaborazione, secondo noi. Noi offriremo collaborazione e speriamo che questo appello non è un appello da campagna elettorale. Per chi ci conosce, per chi sa come abbiamo amministrato in altri tempi, noi pensiamo che il municipio è la casa di tutti, quindi tutti possono dare un contributo valido, anche chi sta in opposizione, anche chi non è rappresentato. Quindi specialmente i partiti sono i mediatori di queste idee, di queste rappresentazioni politiche. E voglio ribadire, parlavo di lo spiegare nel comizio, perché ritornando all'inizio di come questa campagna elettorale si sta portando qualcosa che non è mai esistito, perlomeno in tanti anni che io mi sono occupato della vita politica a Teverone. Non più di la settimana scorsa, insomma, noi avevamo chiesto, il PDL, la mia lista, aveva chiesto di poter usufruire dell'aula consigliare, perché non ci sono strutture adatte a Teverone, poteva usufruire perché si doveva fare un incontro elettorale con dei parlamentari della Repubblica. Insomma, c'è stato risposto per iscritto che alle 8 di sera, alle 17:30 di sera, l'aula non era disponibile perché per l'orario sarebbe costato troppo alle casse comunali, insomma mette una persona ad aprire. Questo significa che la cosa pubblica viene gestita così, è inimmaginabile, non è mai successo a Teverone che dei parlamentari vengono messi alla porta
vengono messe alla porta da un incontro elettorale. Un incontro elettorale, le parlamentari è l'espressione della Repubblica, quindi questo è un segno di inciviltà dove noi ci scusiamo a nome di tutti i cittadini per quello che è successo, perché i nostri parlamentari hanno capito, conoscono i personaggi che reggono questo comune da 15 anni e quindi ci hanno fatto un favore alla fine. Noi ci siamo dovuti, comunque abbiamo dovuto avere in questo nostro incontro in piazza Volo, dove abbiamo la sede, visto che c'erano centinaia e centinaia di supporter ad attendere i nostri parlamentari a sentire quello che noi volevamo dire come programma. Quindi siete scesi in piazza piuttosto? Noi siamo scesi in piazza, non siamo voluti entrare tutti nella nostra sede, che anche se bella e angusta, e quindi è stata una serata di festa, di piazza, perché noi questi intendiamo che bisognava vivere questa campagna elettorale. Se le gira per il paese, gira specialmente la sera, si troverà qualcosa che non di surreale, perché è una campagna che la si sta portando su una cosa brutta. Non è una campagna antidemocratica, comunque si vota, comunque in tutti i paesi dove si è votato con una lista unica, perché questi infortuni sono successi anche in provincia di Caserta, si è raggiunto sempre il quorum, perché il cittadino alla fine riesce a capire da solo che il diritto di voto è un'espressione personale che nessuno gli può negare. Dottore, cerchiamo adesso di far conoscere ai nostri utenti, ma anche ai cittadini di Teverola, Gennaro Caserta sotto l'aspetto dell'uomo. Lei, per esempio, che colore preferisce? Colore? L'azzurro. È credente? Certamente. Praticante? Credente praticante? Certo. Cosa non vorrebbe che si dicesse mai di lei? Che sono un uomo di potere. Lei come si descriverebbe con un aggettivo? Io mi definirei un uomo del popolo, perché in famiglia siamo stati sempre educati a trattare con tutte le persone, cioè con i professionisti, con i lavoratori, sempre allo stesso modo, con un'educazione che uno si porta dalla famiglia e si porta anche dalla cultura della scuola che uno ha praticato. Insomma, questi sono gli insegnamenti che ci hanno inculcato. La sua paura più grande? La paura? Nella vita, la sua paura più grande? Delle cose che non riesco a vedere, in questo caso ad esempio di questi personaggi occulti, di come sta svolgendo la campagna attuale, perché il confronto, vederli negli occhi, io so che cosa posso aspettarmi e che cosa posso avere nel confronto. Questa è la mia paura, di non sapere con chi avere a che fare, questa è stata sempre nella mia vita. Il suo sogno nel cassetto? Sogno nel cassetto? Qualcosa che andrebbe a realizzare, che non è ancora realizzato. Uno, di ricucire il tessuto sociale di questo paese che è stato diviso in questi 15 anni. E due, quello di dare un aspetto vivibile, e principalmente il sogno nel cassetto di tutti i teverolesi è quello di avere una grossa villa comunale. E questo il sogno nel cassetto di Gennaro Caserta, da uomo stiamo dicendo, non da politico. Di poter continuare, come ho fatto questa prima parte della mia vita, con la stessa serenità, con gli stessi affetti familiari e con la stessa amicizia che mi dimostrano i tanti amici che mi hanno conosciuto nella vita privata e anche nella mia vita pubblica, e sicuramente non è da poco, visto che sono stato 9 anni in provincia, ho amministrato la provincia, e quindi sicuramente in questa fase, e c'entra anche in questa campagna politica, tutti gli apparati politici dei paesi intorno, della provincia di Caserta, stanno guardando con attenzione a questo voto e ci stanno dimostrando il loro affetto e la loro amicizia, perché da noi, da Teverola, hanno avuto sempre amicizia politica, cosa che stiamo verificando. La lista avversaria è chiusa ormai, se possiamo parlare in questi termini politici qua, ha sfruttato tutti i benefit, tutte che poteva in questi 15 anni, anche con tutti gli apparati politici di sinistra, sono degli uomini soli, e perciò c'è questo volo, perché sono degli uomini soli, e degli uomini soli diventano disperati e possono commettere qualsiasi sciocchezza politica.